Ciao a tutti da Marco Rinaldi per htcblog.com. Oggi, grazie all'ufficio stampa di HTC, abbiamo sul banco di prova l'HTC Salsa, uno degli ultimi smartphone HTC, fratello dell'HTC Ciaccia in quanto Facebook fonino, ovvero dotato di questo tasto, il tasto Facebook, che analizzeremo durante la recensione. A livello estetico abbiamo un telefono dal design classico con touchscreen, i quattro tasti touch di Android, sensori di prossimità e di luminosità, fotocamera frontale VGA, altoparlante, LED di notifica. Su questo lato abbiamo il comodissimo tasto per fare le fotografie, tasto fotocamera. Sul retro abbiamo lo speaker, la fotocamera 5 megapixel e il flash LED. Sopra il tasto di sblocco e l'ingresso per le cuffie. Da questo lato il bilanciere del volume. A livello estetico il telefono secondo me è molto carino, però ovviamente può anche non piacere, sia in virtù della sua colorazione su blu e sia perché ha questa piega così in avanti che ricorda molto il Legend. Soprattutto quello che non mi piace più di tanto è questo colore spezzato tra questi due lati, che diciamo rovina l'estetica complessiva che era interessante, con questa scocca unibody in alluminio molto, molto buona come materiale. C'è questo pezzo qua sopra in plastica che non mi entusiasma con questo cambio di colore. Però si tratta di gusti personali, ma a molti non piace inoltre questo tasto Facebook che sembra cacciato lì un po' a caso. Però devo dire, il telefono è molto maneggevole, molto leggero e si impugna in modo davvero piacevole e si utilizza in modo davvero piacevole. Andiamo ad accendere. Troviamo la schermata di sblocco. Sì, uguale a quella della nuova Sense del Sensation, nonostante tutto il resto della Sense poi sia la 2.1. Andiamo a sbloccare. Vedete lo schermo molto reattivo, risponde subito ai comandi. Stiamo parlando di uno schermo da 3,4 pollici con risoluzione 480x320, che secondo me è più che sufficiente per l'esperienza Android, perché tutto il contenuto si vede bene, ben risoluto. Certo, non vi aspettate cose fantastiche, però secondo me le iconcine, le scritte, è tutto molto pulito e molto leggibile. Inoltre lo schermo è un super LCD e dai colori molto, molto vivaci. Come colori sono veramente soddisfatto, molto meglio del Desire HD che possiedo. Come vedete, tutto molto reattivo. Le classiche impostazioni rapide della nuova Sense. Quindi abbiamo di tutto: GPS, Bluetooth, hotspot Wi-Fi. Questo qui il widget dell'orologio l'ho cambiato io di default, c'è cioè quello che mostra in tempo reale le notifiche dei social network presi da Friendstream, proprio perché il telefono è pensato per un utilizzo social. Infatti possiamo vedere ad esempio questo widget esclusivo Facebook Chat, tutti gli amici che in questo momento sono in chat, vedete? Io ne scelgo uno, tocco e posso cominciare a chattare con loro. E poi abbiamo, vabbè, i classici widget degli SMS, il classico widget dell'agenda, Friendstream, vedete qua c'è l'upload che ho appena fatto proprio da questo telefono, il meteo, insomma tutto quello a cui ci ha abituato la Sense di HTC. Telefono dotazione hardware molto completa e tutto gira molto bene grazie al processore da 800 MHz, che non sarà di certo un processore all'ultimo grido, non sarà un dual core, non sarà un processore da 1 GHz, però l'esperienza Android ce la fa godere tutta senza troppi impuntamenti, a meno che facciamo qualcosa di particolarmente pesante. E quello che invece non mi piace più di tanto è la memoria, perché
Se da un lato i 512 MB di RAM sono più che sufficienti, la ROM, invece la memoria interna, da 512 MB fa tornare un po' ai brutti tempi del... mi fa tornare un po' ai brutti tempi del Desire, dove devo andare a raschiare lo spazio per cercare di non occupare, a raschiare un po' le applicazioni per avere più spazio possibile. Certo, ormai quasi tutte sono spostabili sulla memoria esterna. Però il problema comunque continua a farsi un po' sentire. Escluso questo, comunque, se non installate troppe applicazioni che non sono spostabili sulla memoria esterna, devo dire che non troverete particolari problemi. Vedete, il telefono è molto, si comporta molto bene. Se notate questo live wallpaper è molto, molto animato, quindi non ha alcun impuntamento, alcun rallentamento. Parliamo un attimo del tasto Facebook. A cosa serve questo tasto Facebook? Se lo clicco una volta, posso condividere subito qualcosa in bacheca. Molto più interessante però è il suo uso contestuale all'applicazione in cui mi trovo. Perché se ad esempio io sono nella fotocamera, premendo il tasto Facebook, io scatto la foto e immediatamente faccio l'upload su Facebook. Vedete? È molto interessante. Posso aggiungere tag, descrizione e quant'altro. Allo stesso modo, se io mi trovo nella galleria fotografica e premo il tasto Facebook, condivido la foto. Se mi trovo su una pagina internet, guardate, ad esempio, sono su Google. Cosa è su? Scusate. Sono su Google. Condivido. E premendo il tasto Facebook condivido immediatamente la pagina. Stessa cosa se sono all'interno delle news con il lettore di feed. Vabbè. Apro il lettore di feed RSS, giusto? Prendiamo una news a caso. Vabbè, non c'è niente, a posto. Prendiamo una news a caso, io sto vendo la news, se premo il tasto Facebook, condivido la news dall'applicazione dei feed. Insomma, ovunque mi trovo, se quel contenuto è condivisibile, automaticamente il tasto Facebook mi permetterà di condividerlo su social network. Inoltre, se siete dei maniaci della condivisione, il tasto Facebook vi permette anche di segnalare la vostra posizione sul social network, ovvero invece di premerlo, che è quello che si fa per condividere un contenuto, se lo teniamo premuto, ecco, possiamo dichiarare l'accesso ad un luogo. Qua mi trovo ad esempio tutti quelli vicini alla mia attuale posizione. E questo per gli amanti del mondo social è una cosa molto comoda, molto positiva, perché permette di fare tutto con estrema rapidità. Sarebbe stato gradito da qualcuno una personalizzazione, ad esempio per Twitter e così via, però questo c'è. È interessante comunque che il tasto Facebook si metta a lampeggiare quando ci troviamo in una zona con un contenuto condivisibile, quindi, il che aiuta chi non è magari molto, molto pratico, chi è la prima volta che usa questo telefono. Che altro dire? Allora, iniziamo ad analizzare le varie caratteristiche. Per quanto riguarda la parte telefonica, sono molto soddisfatto. Ho fatto delle chiamate e l'audio è molto abbastanza forte, ma soprattutto molto nitido, molto pulito. Anche il mio interlocutore non si è assolutamente lamentato, quindi promosso a pieni voti per la parte telefonica. L'audio è abbastanza potente quando si tratta di riprodurre contenuti. E ad esempio dei video da YouTube, della musica, mentre non è... le notifiche mi sembrano un po' sottotono. Certe volte non sento il telefono, cioè arriva un messaggio o una chiamata e magari mi sfugge perché non è proprio potentissimo, ma anche qui niente di terribile. Per quanto riguarda il wifi, il GPS è tutto nella norma. Ad esempio ho come navigatore ho Sigic, che nonostante sia abbastanza pesante, scusate,
e gira in modo molto fluido. Ripeto, gli 800 MHz sono sfruttati a pieno. Posizione proprio esatta, che ovviamente siamo al chiuso, però vedete, ma anche su strada si comporta bene. Invece c'è qualche leggero impuntamento, però direi di non formalizzarsi su queste cose. Poi l'esperienza complessiva è buonissima, soprattutto se consideriamo la fascia di prezzo in cui si trova il telefono. Abbiamo un'esperienza comunque molto completa. E la posta si consulta tranquillamente. Gli SMS, tutto questo. L'esperienza web è perfetta, escludendo magari i video in flash, sconsiglio vivamente di vederli dal browser, perché nonostante sì, siano supportati, che è una comodità magari in certe situazioni, vedete? Però vi sconsiglio di guardarli direttamente dal browser, ma di usare poi l'applicazione per YouTube, se avete questa possibilità, dove tutto diventa molto più fluido. Usate il flash player solo lo stretto necessario. Comunque, come vedete, lo scroll è molto fluido, cioè c'è qualche leggerissimo scatto, ma direi di non pretendere più tanto da questo telefono. Con un doppio tap si riadatta subito alla colonna. Vedete anche il pinch to zoom è quasi istantaneo. La pagina viene interpretata correttamente, senza il minimo intoppo. Dimostrazione del browser di Android è sempre ottimo. Poi abbiamo la possibilità di delle schede. Insomma, direi che non c'è molto da aggiungere. L'esperienza web è completa. Non ho avuto segnalazioni di memoria insufficiente o altro. Tutto bene, escludendo, come ho già detto, il flash player che soffre un po' del processore non particolarmente potente. Per quanto riguarda la fotocamera, le foto mi sono sembrate discrete, non mi lamento, già l'ho fatta vedere prima. Ecco, vedete, la foto è buona. Come dettagli, cioè, poi caricandole su Facebook non ci si lamenta in alcun modo delle foto. Come vedete, c'è. I dettagli ci sono tutti, molto meglio di altre fotocamere dei telefoni HTC. Anche questa foto panoramica all'aperto è molto buona, vedete i dettagli, non sono particolarmente sgranati. Certo, c'è un alone rosa molto, molto prepotente, molto presente. Però complessivamente, escludendo questo piccolo alone rosa, le foto mi sembrano molto buone. Vedete, questa foto è stata fatta completamente al buio, anche questa. E questa pure. Diciamo, fa delle foto molto buone. L'unica cosa, ho notato che i colori sono un po' forti. Ad esempio qua il rosso è troppo acceso, ma anche in altre foto i colori spesso sono un po' troppo forti in aggiunta all'alone rosa, quindi diciamo negativo dal punto di vista dei colori, volendo essere pignoli, ma positivo per quanto riguarda la definizione, nonostante sia un telefono piccolino. Inoltre il flash è molto potente, nonostante sia single LED. Devo dire che guardate com'è illuminato bene questo piatto, c'ho tutti i dettagli, eravamo al buio, nemmeno particolarmente vicini. Il piatto è illuminato in modo molto uniforme, molto acceso, senza bruciare la foto e senza creare strani aloni che spesso i single LED creano, la luce si diffonde male. Qua è tutto davvero buono. Quindi la parte fotografica non è di certo una macchina fotografica, però è più che sufficiente. Mi ritengo soddisfatto dal comparto fotografico del telefono. Che altro c'è da dire? Quindi esperienza social network ai massimi livelli con Facebook Chat che funziona davvero bene. Una volta che apriamo possiamo cominciare a chattare. Non ho mai chattato con questo contatto, se no ci sarebbe la cronologia della conversazione. Abbiamo tutta la personalizzazione dei temi. Possiamo ovviamente personalizzare la schermata di sblocco, quella lì, quella
con l'anello, ad esempio mettere al posto di cerca contatti potrei mettere la calcolatrice, così io quando vado a sbloccare il telefono, ecco vedete, posso o tirare via l'anello oppure portare l'applicazione in un attimo. Mi si apre la calcolatrice, si scusa, avevo premuto home e se n'è andata. Comunque. Quindi tutto ottimo, vedete? In un attimo prendo il telefono e via. E lo tiro. Scusate se do i numeri. Ok. Funziona tutto bene. La batteria mi ha soddisfatto, 1520 mAh. E durano nonostante l'abbia smanettato parecchio in questi giorni, essendo in fase di test, e navigazione internet, scaricare applicazioni, giochini e così via. La batteria tiene parecchio. Io direi che con un uso normale si arrivano anche a superare i 2 giorni se lo usiamo solo per qualche SMS e qualche chiamata. Con un uso intenso, la giornata ritengo che si arriva a fare senza problemi, e questo è un ottimo punto a favore. Diciamo che HTC, come abbiamo visto anche sul Desire S e altri dispositivi, sul lato single core ormai è riuscita a ottimizzare il software in modo impeccabile. Unico neo di tutto il telefono, che praticamente ne sto parlando solo bene, escludendo il dettaglio del flash player o delle notifiche non particolarmente potenti. Un unico altro neo è nei giochi, complice la scarsa potenza del processore e la risoluzione, non tutti i giochi sono supportati. Ad esempio, se proviamo ad aprire un gioco nemmeno troppo nuovo, come Asphalt 5, ci appare subito il messaggio che ci dice che questo dispositivo non è supportato. Decisamente di poche parole invece Need for Speed, che nemmeno ci avvisa di questo, ma direttamente si chiude. Guardate, cerca di partire, ma si chiude, esatto, non parte. Questo perché la maggior parte dei giochi è pensata per la risoluzione 800x480. Giochi più piccolini come Slice It o anche Worms, anche perché è pesante, però funzionano benissimo, quindi non voglio dire che l'esperienza di gioco è preclusa, non siete tagliati fuori dal mondo dei giochi Android, però dovrete rinunciare ai giochi più pesanti o ai giochi non pensati per funzionare su questa risoluzione. Vedete, il gioco poi funziona benissimo, vedete? Molto, molto veloce, e caricamento rapidissimo, e anche l'esperienza di gioco, mi sono divertito prima a giocarci un po', e lo zoom, i movimenti, le cose, vedete, funziona tutto benissimo. Quindi diciamo che per quei giochi che funzionano, gli 800 MHz si fanno in modo di bastare, vedete? Funziona tutto bene. Vabbè, non perdiamo ulteriore tempo. Abbiamo le classiche pagine a scorrimento, vedete? Per le applicazioni. E devo dire, tutto funziona bene. Che altro dire? Credo di aver reso un po' l'idea di questo telefono. Tiriamo un po' le somme. Telefono completo nella dotazione hardware e software. È davvero completissimo. Fa fare tutto quello che si può richiedere a un moderno smartphone. Ha un prezzo competitivo. Certo, poi se, perché il prezzo è molto più basso rispetto a telefoni che comunque, per qualche caratteristica in più, ci permettono di fare pressoché le stesse cose. Naturalmente qualcuno può dire che un Desire HD, essendo più vecchio, gode di prezzi di usato, di offerte molto più convenienti, offrendo caratteristiche nettamente superiori, questo è vero. Però se ci fermiamo proprio al prezzo di listino, da fermo, quindi alla fascia di prezzo a cui appartiene, ha una fascia di prezzo media, il telefono ha un rapporto qualità-prezzo favoloso. E sinceramente io lo consiglierei rispetto a un Wildfire S, che come dispositivi non mi hanno mai entusiasmato più di tanto. Questo sinceramente lo ritengo superiore, se
se ci piace esteticamente, se non abbiamo particolari esigenze di potenza. Direi che il telefono è consigliato a tutti quelli che non vogliono spendere una cifra esorbitante, ma vogliono godere appieno del mondo Android, escludendo qualche giochino e qualche altra cosa particolarmente pesante per il processore. Un telefono nella norma, però fatto davvero bene, con materiali buoni, molto leggero, molto compatto, piacevole da usare, con tutta l'esperienza Android e Sense completa. Con questo è tutto, un saluto a tutti da Marco Rinaldi per htcblog.com.